scritta dal dottoressa, vedremo per qual motivo. Cinque punti fondamentali. Abbiamo visto prima il fumo. Il fumo è uno degli stimoli fondamentali del suo modo di vivere, di Zeno. Dalla giovinezza ha tentato sempre di fumare e nel medesimo tempo di finire l'ultima sigaretta. Ecco, l'ultima sigaretta è questo centro motore della sua esistenza. Da ragazzino, quando rubava gli spiccioli dal panciotto di papà, fino adesso, quando è lì dalla psicanalista che fuma con l'intenzione che sia l'ultima sigaretta. In realtà, dopo l'ultima sigaretta, c'è sempre la prossima sigaretta. La sua camera è tutta tappezzata di scritte. Oggi ho finito di fumare, con la data. E poi continuo ancora dopo. Altra data, altra ultima sigaretta e via così. La mancanza di volontà. Secondo momento è la morte di papà, la morte del padre. La morte del padre è drammatica da un certo punto di vista. Papà è malato, il papà è stato quello che l'ha condizionato per tutta la sua vita, gli ha impedito di essere quello che è molto probabilmente, e adesso è molto malato. È lì sul letto, respira affannosamente, vicino c'è il figlio. Improvvisamente papà si alza leggermente, alza la mano, tocca la faccia, il viso del figlio e poi bam, una sonora sberla e si accascia morto. Porterà sempre nella coscienza questa salutare lezione, che significa praticamente che non ha mai avuto una volontà di reagire alle sue situazioni. Ha accettato di lasciarsi vivere. Il terzo momento è il matrimonio. Lavoro in banca, ovviamente il nostro italo-sveco, e si ricorda tutti dei suoi anni passati trascorsi in banca. In realtà invece il Zeno non lavora in banca, non fa quasi niente, però si accorge che deve comunque sposarsi. Perché? Perché tutti si sposano. E allora di fronte al suo appartamento c'è e vive la famiglia Valventi, che ha tre figlie in età da matrimonio. E lui comincia a guardare queste ragazze che escono. Vede la prima, molto graziosa, molto bella, pensa, questa sarà mia moglie. E comincia a girarle intorno, senza mai presentarsi. Quando decide, oggi adesso entro in casa, perché ogni tanto veniva ospitato dalla famiglia, dirò che lei mi piace, vorrei corteggiarla. Quando entra, trova personaggio che conosce, il quale ha già fatto le sue avances e si è già fidanzato con questa prima ragazza. E allora decide, sarà una delle altre due, sarà la seconda, perché anche la seconda in realtà mi piace. Ma anche qui il solito corteggiamento da lontano, diciamo oggi da remoto, ma sarà la terza. Improvvisamente, quando è invitato una sera a cena, dire sai che ci piacciamo, e sarà lei a imporre il corteggiamento. È la più brutta, però sarà la moglie ideale, perché capirà abbastanza questo zio e quindi accetterà di sposarla. Eppure sarà matrimonio sufficientemente felice per via di questa comprensione. Ma, come sempre succede, e succede quasi a tutti, Zeno a un certo punto pensa di tradirla. Lo fanno tutti. Tutti i pochi conoscenti che ha tradiscono la propria moglie. E così, un piccolo atto di volontà, cerca la ragazza con cui fare le corna alla moglie. E la troverà in questa Carla. Ma tutte le volte che con lei pensa alla moglie. E quindi piano piano questa forma di tradimento diventa una forma di abitudine, che ovviamente a un certo punto finirà. Quarto
L'ultimo momento sarà quello dell'impegno finanziario. Il marito della prima, Ada, ha deciso di diventare industriale e non funziona niente. Anzi, è in piena crisi economica e finanziaria. Pensa di suicidarsi e non ci riesce. Ma la seconda volta riesce a suicidarsi. E siccome Zeno non l'ha mai avuto simpatico, e il fatto fondamentale è che a un certo punto al matrimonio di costui arriva tardi, perché non ha letto bene la data e il luogo, è andato a finire in un altro, funerale. Ecco. Comunque lui si impegna in questa attività e riesce a positivizzare questa azienda, come per dire che nelle pratiche così manuali riesce ad ottenere un certo qual successo. E a questo punto allora Zeno ha un'intuizione. Non è attraverso la psicanalisi e lo scrivere che si guarisce, ma attraverso un atto di volontà che rifiuta la psicanalisi. E così decide di non andare più in cura al dottoresse, il quale prima lo avverte, poi lo minaccia, poi decide di pubblicare questo che doveva essere un romanzo da tenere nascosto da tutti. È praticamente la cattiveria di questo dottore che ci fa svelare questo romanzo. E nelle ultime pagine, il romanzo dura praticamente circa un anno. La data precisa è dal 3 maggio 1915 al 24 marzo 1916. Il 24 marzo, proprio il Zeno riesce a capire che è uscito dalla malattia con questo atto di volontà attraverso lo quale rifiuta la psicanalisi imperniata su quel dottore e decide di scrivere le ultime righe di questo suo romanzo, in cui annuncia la fine della Terra. E le ultime parole del suo romanzo sono esattamente questo: ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà. E la Terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli, priva di parassiti e di malattie. In realtà questo finale è esattamente all'opposto di quello che dirà fra poco il poeta inglese Eliot, il quale dirà che la fine della guerra non sarà una esplosione, ma sarà un fastidioso pianisteo. Gli uomini che piangono perché sanno che sta arrivando la fine. Ecco, nell'ultima parte di questo romanzo parla della psicanalisi, proprio accusandola di semplicemente non guarire, di non rendere sano il personaggio che entra a far parte della categoria degli sperimentatori. Con questo romanzo finito, Italo Svevo pensava alla gloria che non avrà, vi ricordate? 2 anni dopo, John Joyce costringerà Crémieux Larbaud a scrivere un numero intero sul Navire d'Argent di questo Italo Svevo, e qualche mese prima Eugenio Montale, con il suo brevissimo testo scritto sull'esame, promuoveranno Italo Svevo, che così diventerà celebre nel 1925. Per poco. Come sapete, nel 1928, tornando da Bormio con la figlia e la nipotina, esce di strada con la sua grossa macchina che si ribalta. Le due non avranno nessuna ferita, lui invece morirà un paio di giorni dopo. Ecco come uno dei personaggi straordinari della sua letteratura. E sarà anche questo avvenimento tragico a riproporre all'attenzione della critica e di tutti i lettori il personaggio Italo Svevo, lo scrittore Italo Svevo, che da quel momento avrà un successo clamoroso, a tal punto da piantar lì l'Ettore Schmitz, amministratore, e di girare il mondo
a spiegare la sua poetica. Ecco, prima di concludere il discorso su Italo Svevo, vorrei dire alcune frasi tratte da quella biografia che la moglie scriverà più tardi. Esempio, quando pubblica Una vita presso l'editore Vram, dirà, frasetta piuttosto interessante, questo romanzo è una vera porcheria che finirà col restarmi sullo stomaco. In realtà sarà proprio così. Ancora alla fine di Senilità dirà, non scriverò più, non voglio più essere letterato. Nessuno può comprendermi. Perché? Perché io sono fuori da questa società. E infatti la constatazione che Italo Svevo è un unicum nella nostra tradizione letteraria è data da questa frase. Contro tutta la tradizione letteraria italiana, ma soprattutto contro i critici italiani. La frase è veramente dura. I miei romanzi erano come un pezzo d'aglio nella cucina di persone che non possono soffrirlo. Ecco, costoro che si trovano in questa cucina sono proprio i letterati italiani che non hanno capito nulla di Italo Svevo, perché era troppo avanti in quella società. Parlavo di una società che non è ancora arrivata alla propria esistenza. Italo Svevo sarà sempre contrario alla poesia. Non abbiamo testi poetici di lui. E la moglie scriverà in una pagina piuttosto famosa della sua biografia del marito, dirà: perché tante parole per così pochi concetti? L'accusa fatta ai poeti. Molto probabilmente Italo Svevo non conosceva ancora Ungaretti, la poesia ungarettiana. E l'ultima sua frase. Io vorrei morire da sano dopo aver vissuto tutta la vita da malato. Ecco, fortunatamente queste trasgressioni, retoriche e piuttosto dolorose di Italo Svevo sono molte volte coperte da una ironia finissima, l'ironia dell'essere stato ebreo per tutta la vita. E questa ironia la troveremo quando ci arriveremo e l'accosteremo a quella che è l'umorismo pirandelliano, che troveremo quando arriveremo proprio a Pirandello. Ecco, direi di aver esaurito. Certo, a tinte molto superficiali, anche se sufficienti a dare un ritratto del personaggio e dei suoi romanzi. Ecco, di aver finito Ettore Schmitz, Italo Svevo. E dobbiamo dire che la poetica di Italo Svevo permeerà tutta la letteratura europea dopo la sua morte. Pensiamoci agli anni 30 in Francia, la cosiddetta letteratura automatica, l'automatismo francese, ossia uno chiude gli occhi e si mette a scrivere. Questo flusso di coscienza inaugurato proprio da Italo Svevo, che significa soltanto questo, lasciare libero possibilità di scrittura alla propria coscienza, ciò che ci sente in quel momento. Forse si capirà poco, forse che si capirà molto, ma lo scrittore con questo automatismo lascerà spazio a ciò che in quel momento è dentro il suo animo, nel suo inconscio. Ecco. Passiamo ad altro e passiamo a storia. L'ho lasciata indietro, quindi direi che un momento di storia per finire questo 2020 occorre. E per quanto riguarda la storia del Novecento, mi rifaccio ovviamente al libro dello storico che ha avuto più successo nel secolo,
il libro intitolato Il secolo breve di Eric Hosward, diciamo così, è la mia pronuncia estremamente poco inglese. Questo libro che ho letto con abbastanza ingordigia e con sufficiente distanza è stato pubblicato in Italia nel 1995 e parla di questo secolo breve, il Novecento. Comincia breve perché inizia per lo scrittore, per lo storico, del 1914 e finisce con il 1991. Vediamo in breve. Il secolo per questo scrittore è diviso in tre parti, in tre momenti importanti. Il primo è l'età della catastrofe o delle catastrofi, come dice lui, dal 1914 al 1945, quando prende in esame gli ismi più importanti di questo secolo, che si sviluppano proprio e vengono a galla proprio durante questo periodo. I tre ismi fondamentali sono, come sapete già, avendo già detto, il comunismo, l'insurrezione del 1917, il fascismo, la marcia su Roma il 28 ottobre del 22, e il nazismo, la salita al potere attraverso elezioni popolari di Hitler nel 1933 e poi i suoi comportamenti dopo questa presa di potere. Il secondo momento è il momento della età dell'oro, dal 1945 al 1973. Perché l'età dell'oro? Perché dopo questa guerra mondiale sembra che la società si rinsavisca. E in questi anni vengono a finire molti dei problemi grossi precedenti. Per esempio il colonialismo, per esempio le novità dell'industrialismo, il cosmopolitismo, tutti questi ismi che andremo magari a vedere quando prenderemo in esame questi problemi. E il terzo è il momento della frana, cioè questa età dell'oro, frana verso esplosioni drammatiche successive e va dal 1973 al 1991, la guerra del Kippur, quando praticamente c'è il problema della benzina per l'Occidente e poi ci saranno le situazioni che stiamo vivendo oggi, l'estremismo arabo con tutto quello che ne consegue. Ecco, questo è come Oswald studia il secolo 1900, ma prima del 1914 ci sono stati dei fatti piuttosto importanti che anticipo. Fate pensare, la fine del 1800. La fine del 1800 è caratterizzata dopo il congresso di Berlino dai tre ismi che avevo previsto le precedenti volte: il colonialismo, il nazionalismo, ma soprattutto l'imperialismo. Vi ho detto l'altra volta che l'imperialismo è il modo di risolvere tutti i problemi, cioè attraverso un'azione violenta o, sul piano generale degli stati, la guerra. Fate pensare al 1914. Dopo però che la società ha messo in evidenza questi ismi, quella stessa società positivista, che crede nel divenire, nel perfezionamento dell'uomo, che crede praticamente alla felicità terrena, in Italia si trova proprio agli albori del secolo 1900, al primo dei gravi fatti drammatici, il regicidio a Monza, il 28 luglio del 1900. Regicidio vuol dire che praticamente si uccide il re Umberto, che sostanzialmente era stato fino a quel momento un re accettabile, che aveva portato l'Italia in Europa, che aveva fatto sì che ci sia una pace piuttosto lunga, a parte molti avvenimenti drammatici
contingenti. Proviamo a pensare all'ultimo, prima del 1900, 1898, l'insurrezione di Milano, la lotta per il pane, con le conseguenti tragedie del generale Babbo Beccaris. Ed è proprio per quello, perché Umberto, lasciandosi trascinare da altre convenienze, aveva dato la più alta onorificenza del regno a quel generale che aveva macellato i milanesi, Baba Beccaris. Quando questa notizia arriva in una sperduta città degli Stati Uniti, un personaggio, Gaetano Bresci, decide di punire il re. Partono in tre dagli Stati Uniti. Due saranno arrestati prima che arrivassero in Italia. Gaetano Bresci, che era stato già in prigione per essere un anarchico convinto, anche addirittura minaccioso, arriva tranquillamente, va a trovare la sorella in Toscana, poi quando legge sul giornale che il re Umberto si trova a Monza per tutto il mese di luglio, era un mese dedicato da Umberto I alla sua moglie Morganatica, la contessa di Vedano, quale riconosciuta a Roma si tenevano due salotti, uno con la regina Margherita, l'altra con la sua concorrente, e si sapeva benissimo tutte queste cose. E viene così a Monza Gaetano Bresci, prende alloggio in un alberghetto e quella domenica ultima di luglio comincia a gironzolare per la città. Per la cittadina, e addirittura viene laddove Umberto I durante il pomeriggio si trova per consegnare i diplomi alla società di ginnastica che c'è ancora adesso. Intorno alle 21 il re comincia a dar segni di impazienza e comincia a dire ai suoi generali vicino: "Anduma, anduma, anduma, anduma!" Viene fatta arrivare la carrozza scoperta. Sale il re con i due generali di fianco, la folla è impaziente di vederlo, quasi di toccarlo, per cui c'è solo uno stretto passaggio a una curva, la carrozza è costretta a rallentare vieppiù, ancora di più, si tende una mano con una rivoltella. Tre colpi, due vanno a segno, il terzo va a vuoto. Colpiscono Umberto. Umberto non se ne accorge, dice: in fretta, andiamo!" E si riversa sulle spalle del generale vicino. Di corsa viene portato nella reggia, viene svestito, viene messo nella stanza da bagno, immerso con il ghiaccio, e rimane così fino al mattino dopo, quando un treno, fermandosi ad ogni stazione, lo porterà piano piano verso Roma, dove ci saranno i grandi funerali e il suo seppellimento nel Pantheon. E Gaetano Bresci? Gaetano Bresci. Non sarà, ecco, molti scriveranno che è in atto una insurrezione armata. In realtà, il prossimo re, Vittorio Emanuele III, che si trova con la moglie su una nave da guerra verso la Grecia, e non si potrà dire nulla fino a quando si rintraccerà il futuro sovrano e sarà portato a Roma. Solo allora la notizia sarà resa pubblica. Il sovrano non crede a questa insurrezione, vuole semplicemente un processo sul protagonista. Quindi solo Gaetano Bresci sarà accusato di questo regicidio, sarà condannato a morte e poi la morte sarà scambiata con ergastolo a vita. Portato sull'isola di Ventotene, l'anno dopo sarà trovato impiccato. Questa morte non sarà mai spiegata chiaramente. Ecco. Il primo avvenimento tragico di questo secolo, il 1900.
Eppure, a parte l'Italia, il resto dell'Europa vive intensamente questi anni. Tant'è vero che noi parliamo di Belle Époque, la Belle Époque che nasce, vive e si conclude a Parigi. La Belle Époque è il credere assolutamente nel diritto dell'uomo ad una felicità su questa terra. Pensiamo all'oggi, pensiamo al massimo domani mattina. Viviamo con questa eccitazione e provate a pensare alla Parigi della Belle Époque, la Parigi della Tour Eiffel, la Parigi dei caffè concerti, la Parigi di queste gonne ampie dei balli, i balli fondamentali di questa stagione, proibitissimi. Ovviamente dalla morale di quei momenti. Perché tutto questo? Perché in realtà quella società che vive sul presente non sa cosa l'aspetta fra qualche tempo. Non sa cosa succederà fra poco. Perché, come vi dicevo, il principio fondamentale, l'ideologia centrale di quel momento è l'imperialismo. E infatti in quel momento in politica estera sono presenti due blocchi contrapposti che certamente stanno cercando, anche se inconsciamente, il cerino acceso per poter trasformare quella società voluttuosa. Abbiamo la triplice alleanza, gli imperi centrali, cioè Germania, Austria, e dal 1882 l'Italia. 1882 l'Italia, che in quel momento si trovava in uno scontro drammatico con la Francia per problemi commerciali. Ricordiamoci a Marsiglia l'uccisione di molti italiani che stavano contestando tutte queste cose. Ecco, 1882. Ogni 5 anni si doveva rinnovare questa alleanza. Alleanza 87, 92, 97, no, 1902, 1912. Nel 1912 Giolitti cambierà un poco questa alleanza, che si trasformerà in alleanza difensiva. L'Italia entrerà in guerra con i suoi alleati soltanto se qualcuno dall'altra parte dichiarerà guerra. Triplice intesa. Triplice intesa Inghilterra, Francia, Russia, che negli ultimi momenti si era dedicata soprattutto alla difesa della penisola balcanica. Penisola balcanica che nel decennio, che nel quinquennio 10-15, abbiamo visto che l'altra volta, era in pieno svolgimento di continue guerre contro la Turchia. Ci sono due guerre balcaniche che tutte e due vedono lo scontro fra due o tre paesi o regni del balcanici contro grosso modo sempre l'impero turco. Ecco, e questa triplice intesa era nata per garantire la sopravvivenza, insomma, della Serbia, perché in realtà la Serbia era oggetto continuo di desiderio da parte dell'impero austriaco, che voleva avere da quella parte uno sbocco sul mare un po' più a sud di Trieste, ma nel contempo voleva impedire alla sua alleata, la Russia, di avere lei uno sbocco sul Mediterraneo. C'era già stato per tutto l'Ottocento questo impedimento costruito dall'Austria nei confronti della Russia. Provate a pensare, da ultimo, che ci tocco da vicino, nel 1854, la guerra contro la Russia di Inghilterra e Francia, quando la Russia
di fronte a una crisi dell'impero ottomano, decide di entrare nel Mediterraneo attraverso Istanbul, attraverso appunto il mar di Marmara, da quella zona. E Cavour coglie la palla al balzo e entra in guerra dalla parte di Inghilterra ed Austria per poter sedersi al tavolo del congresso di Parigi e dire la sua. Ha inizio il vero risorgimento italiano, fatto non più dalle insurrezioni popolari, ma fatto soprattutto dai Savoia. Quindi siamo a questo punto, intesa triplice, alleanza triplice. Ognuno si guarda in cagnesco, anche se sono molto e sempre legati da uno spirito signorile. Provate a pensare che nel 1914, un mese prima della dichiarazione di guerra, c'è una prova fra la marina inglese e quella tedesca. Ricordate che i due re sono cugini, ovviamente. E sulla nave ammiraglia inglese si gioca a tennis fra gli eredi dei due regni, ancora un mese prima. Quindi in realtà questa guerra che scoppia in seguito a Sarajevo è una guerra di cui nessuno tiene conto, di cui nessuno si accorge e che arriva piano piano, giorno dopo giorno, senza che nessuno lo voglia. E poi improvvisamente scoppia. Lo vediamo in particolare questo discorso. Sarajevo. Sarajevo. 28 giugno 1914. È arrivato il principe che doveva sostituire Cecco Beppe, Francesco, dopo le tanti morti di figlio, moglie, eccetera. Arrivano con il treno. Scendono, vanno a passare la notte nella parte europea di questa città, l'altra parte era quella araba, separata da un ponte, e il giorno dopo ci doveva essere appunto una festività particolare, una specie di festa per il successore e per sua moglie Sofia. In realtà succede qualche cosa di imprevisto. La grande macchina scoperta che doveva recarsi alla inaugurazione dalla parte araba, a un certo punto devia dal suo percorso originario protetto. Improvvisamente l'arciduca vuole recarsi all'ospedale a visitare i suoi ufficiali feriti. La sera prima in una tumultuosa insurrezione particolare. Dice l'autista di girare, l'autista entra in questa stradetta molto stretta di cui non sa nulla, e proprio lì sull'angolo sono stati sistemati giovani appartenenti alla Mano Nera, questa organizzazione criminale, insurrezionale, protetta dalla Russia, sempre per quel suo obiettivo di arrivare al Mediterraneo, e il giovane Princip Gavrilo tende una mano, tre colpi di rivoltella stavolta. Vedendo quella mano, la principessa Sofia si butta sul marito per cercare di difenderlo, ma il primo colpo era già arrivato. Il secondo gli arriva nella schiena. Muoiono entrambi, quasi subito, a distanza di un quarto d'ora l'uno dell'altro. Sarajevo. È questa. E cosa succede? Francesco Giuseppe, che ha già visto morire i suoi eredi, fate pensare Maierling, quando praticamente il figlio Rodolfo si suicida dopo aver ucciso consenziente l'amante, questi drammi che insanguinano le monarchie europee. Cosa succede?
Ho ancora qualche minuto ancora, vero? Evelina? Sì, però proseguo ancora un poco, eh? Dopo parleremo di altro. Sì, Sì. praticamente. Quanti minuti mi dà ancora? Un No, un quarto d'ora. quarto d'ora, ma però devo fare un'altra cosa subito dopo. Quindi 5 minuti proseguo, dopo mi Amen. fermo per un'altra situazione. Allora, subito l'impero austro-ungarico lancia l'ultimatum alla Serbia. Entro 30 giorni vorrei partecipare anch'io, dice Francesco Giuseppe, al processo contro la mano nera. Era chiaro che questo discorso significava entrare nei diritti costituzionali di uno Stato, togliere i diritti, alcuni diritti importantissimi. I 30 giorni devono cessare con il 28 di luglio. E i giorni si trascinano. L'Inghilterra e la Germania non ci pensano neanche, che stanno facendo quelle manovre militari. La Russia non se ne parla neanche, dice: ma sì, cosa succederà? E l'Austria aspetta. Soltanto nell'ultima settimana di luglio la Russia si rende conto che c'è questo problema. Ma come? Tra poco ci si dichiarerà guerra e comincia una sua mobilitazione. Mobilitazione che durerà 15 giorni, un mese circa. Soltanto all'ultimo. L'Austria comincia a portare alcune sue forze dell'esercito verso il confine della Serbia, a parte che c'erano già lì. E solo in quel momento, anche l'ultima settimana, l'Inghilterra, la Francia e la Germania si accorgono che prima o poi scoppia una guerra, che loro non vogliono, che loro sono costretti a intervenire. E l'Italia? L'Italia, dopo la firma del 1912, non si sente costretta a intervenire. Perché? Perché questa non è una guerra difensiva. È l'Austria che sta dichiarando guerra alla Serbia. E lei, l'Italia, cosa c'entra? E infatti, Giolitti, il 2 di agosto, dichiara la neutralità dell'Italia, 2 di agosto 1914. Eppure noi sappiamo che il 23 di maggio c'è la dichiarazione di guerra dell'Italia ai suoi due vecchi alleati e il 24 maggio ci sono le prime operazioni di guerra. Cosa succede in questi mesi per far cambiare opinione all'Italia e spostarla da alleanza con la triplice alleanza e poi spostarla alla triplice intesa? Sarà il discorso che faremo il 13 di gennaio. E adesso invece vorrei invece cambiare argomento. È Natale, un Natale, come vedete voi, particolare. Si spera che l'altro Natale, quello del 21, sia così, con questa disperazione, con questa paura, con questa malattia. Sembra quasi te lo svevo. La malattia che abbiamo, di cui abbiamo paura. E noi vorremmo essere sani, non malati. Ed è il nostro obiettivo primario. Sarà un Natale piuttosto triste. Addirittura si sposta perfino l'orario della nascita di Gesù Cristo. C'è una bellissima poesia di Guido Gonzano. La coppia, Giuseppe e Maria, stanno arrivando a Betlemme, cercano un luogo dove ripararsi, dove far nascere il figlio. E tutti gli osti degli alberghi dichiarano che non hanno spazio, fino a mezzanotte, quando la coppia trova questa capanna in cui nascerà. Ma quest'anno non possiamo aspettare Natale. La Chiesa stessa ha detto che il Natale nasce alle ore 20 o 22, 2 ore o 4 ore prima. E allora non è possibile leggere questa poesia. È cambiata perfino la data di nascita, l'orario di nascita. E allora mi rivolgo a Teresa di Calcutta. Lei scrive delle cose straordinarie.
Provate a pensare questa poesia di Natale di Santa Teresa di Calcutta. Natale. È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quelle consuetudini che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. Lei, come sapete, si è donata nei bassi fondi di Calcutta. Non ha avuto paura di sporcarsi le mani. Io ieri ho visto quella lunghissima colonna di nuovi poveri che andavano a prendere il loro pacchetto per poter continuare a vivere, ad esistere un giorno ancora. Pane quotidiano, proprio lì, di fronte alla Bocconi, fatto personale, dove mia nipote 2 giorni fa, 110 lode, è stata dichiarata dottoressa professionale, 5 anni. Per quello ero in giro da quelle parti. Pane quotidiano. Abbiamo 5 milioni di nuovi poveri. Nuovi poveri. Ed il nostro Natale sarà un Natale soltanto fatto fra di noi. Cerchiamo di donare, come già ci chiede Madre Teresa, di donare qualcosa agli altri. Ecco, concludo così la mia lezione, augurandovi buon Natale, buone feste, che le vostre famiglie, voi, rimaniate sani, come dice appunto Italo Svevo. Buongiorno, anche se ho sentito 10 minuti alle auguri, auguri oggi. Grazie. Professor Mandelli. Auguri, vi sento tutti. Professor Mandelli. Oh, signora. Professor, lei è sempre unico in ogni circostanza. Va bene, la ringrazio. Grazie. Luigi, grazie. Oggi cattiva registrazione, ho potuto seguirla per 7 minuti in tutta l'ora. Mi dispiace tantissimo, guardi. Mi dispiace veramente tanto. Grazie. Ciao, ciao Luigi. Complimenti. Ciao. Luigi, buon arrivederci. Grazie, professore. Se seguire, mandi la propria email in comune, vedrà che manderanno la possibilità di attaccarsi. Ma seguo sempre i corsi, 500 corsi, li seguo tutti. Oggi, una giornata di oggi, mi dispiace perché era l'ultima lezione prima delle feste. Ho sempre seguito le lezioni tutto bene, solo oggi è andata così e mi dispiace moltissimo. Seguirò su YouTube, non si preoccupi, su Facebook. Il comune può chiedere il link della registrazione. Sì, io ce li ho tutti, D'accordo. D'accordo, arrivederci a tutti e buon grazie. Professore, volevo chiedere se una volesse in questo periodo poter leggere un libro. Per tutto quello che lei ci ha comunicato, che libro consiglierebbe? Su che cosa? Sul Novecento. Almeno 10.
un testo importante non c'è, ci sono i testi di carattere scolastico. Ah, ok, ok. Però ho visto che prima diceva quello di Oscar Wilde. No, Oscar Wilde è un romanzo. Ah, ok. La storia, perché mi sembra che all'inizio ho capito, la storia del Novecento. E comunque la prossima volta magari vi citerò alcuni di questi testi globali. Esattamente, sì, una cosa generale ovviamente, non approfonditi, proprio quello come è nato. Ok. Luigi, buon Natale, grazie, sei stato bravissimo, la poesia di Calcutta, di Teresa di Calcutta. Grazie. Arrivederci. Ho sentito tutto benissimo, grazie Luigi, bravissimo, ciao, buon Natale, ciao. Ciao. Io non ho seguito niente. Resistenza, come diceva. Io purtroppo non ho potuto seguire niente.